Violento terremoto nel centro Italia. Il bilancio, per ora, parla di oltre 20 morti accertati, 11 nel Lazio, di cui 6 ad Accumoli e 5 ad Amatrice, in provincia di Rieti, e 11 nelle Marche. Vengono però segnalate molte persone sotto le macerie e il bilancio delle vittime è purtroppo destinato a salire. Decine di vittime, tanti sotto le macerie, stiamo allestendo purtroppo un luogo per le salme, ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. 3 le scosse più forti. Una di magnitudo 6 è stata registrata alle ore 3:36 di questa notte. L'epicentro a 2 km da Accumoli e 10 da Arquata del Tronto e da Amatrice. L'ipocentro è stato solo a 4 km di profondità. Seconda e terza scossa sono state registrate alle 4:32 e 4:33. Hanno avuto epicentro in prossimità di Norcia, Castel Sant'Angelo sul Nera e Arquata del Tronto. Gli ipocentri sono stati tra gli 8 e 9 km. Oltre 50 finora le repliche di magnitudo superiore a 2, 5 delle quali di magnitudo superiore a 4. Anche il Vallo di Diano si sta mobilitando con i vari volontari delle protezioni civili, pronti a partire per sostenere la macchina dei soccorsi, anche se fino a questo momento è stato detto di restare nella nostra zona in attesa di ulteriori novità.